Salve popolo del tubo, sono sempre io Draker e oggi finalmente dopo la Noob to Pro Challenge eccoci qui finalmente in una nuova serie. Come vedete siamo di nuovo su Fortnite. In questa serie andremo ad affrontare vari esperimenti, dalla costruzione di scale infinite a sfide impossibili nel tentativo di riuscire ad arrivare primi o almeno nelle prime posizioni. Oggi inizieremo con un esperimento molto semplice che io personalmente non ho mai provato a fare, quindi voglio provare qui oggi assieme a voi. Come vedete in questo video non sarò solo, infatti come vedete insieme a noi oggi c'è Scheggia, il grande Scheggia, che però adesso non può parlare perché sono da PlayStation, lui da PC, quindi lo sentirete parlare appena entreremo in gioco. Sì, per chi non lo sapesse, su Fortnite c'è un crossplay che ci permette di poter giocare assieme ai nostri amici sia su PlayStation, sia su PC, sia su Xbox, poiché i server sono tutti uniti. Detto questo ragazzi, direi di smetterla con le chiacchiere e di buttarci subito nel gioco, e in questo gioco andremo a esplorare le due isole segrete all'interno di Fortnite. Vamos! Vi ricordo che nei commenti potete scriverci e consigliarci il prossimo esperimento da fare qui su Fortnite, quindi mi raccomando, datevi da fare giù nei commenti. Ok, Scheggia, puoi parlare adesso. Ciao ragazzi. Mi mancava Scheggia, dite la verità. Dai, lo so che ti mancava. Oggi in realtà volevamo fare un nuovo esperimento, ovvero in occasione della nuova modalità, quella in stealth, dove si utilizzeranno solo armi silenziate, quindi fare una battle royale solo con armi silenziate. Però purtroppo la modalità non è ancora uscita, quindi ok. Quindi Marco, adesso ci buttiamo subito su quelle isole laggiù. Vai, buttati già, andiamo su quelle isole laggiù e vediamo cosa succede. Ovviamente sembreremo dei pazzi agli occhi delle altre persone, poiché noi ci stiamo buttando completamente al lato opposto della mappa. E questi diranno, ma che cazzo stanno a fare questi due? Si vola! Si vola! Abbiamo lì all'orizzonte delle isole che però nel gioco non si vedono mai. Sembrano quasi delle foreste, chissà se ci possiamo atterrare sopra. Scheggia, nel caso non riesci ad arrivare, usa il deltaplano. Anzi, usiamolo già da mo'. Io lo sto già utilizzando. Infatti, perché sennò col cazzo che ci arriviamo. Vado, ti prego, spero di arrivarci. Andiamo su quell'isola dove sto andando io, questa qua. Sì, quella dove sto andando io. Però sembra tipo che non sia in 3D, sia tipo una cosa, un 2D copiata e incollata e messa lì apposta. E infatti non diventano nitidi gli alberi. Rimangono tutti spiaccicati sopra un poligono. Marco! Sto atterrando, Marco! Vai. Marco! Sto sopra. Marco, sto atterrando! Guarda! Oddio! No, aspetta, perché sono dentro la tempesta? Aia! Perché sono dentro la tempesta? Oh, sono entrato dentro l'isola! Aiuto! Guarda! Ma che cazzo? Entro dentro l'isola! È un qualcosa di... è qualcosa di veramente strano, ragazzi. Tu ti stai buttando nel mare? O sei entrato anche tu nell'isola? Sono entrato nell'isola. Fantastico, eh? Cioè, proprio... l'intelligenza sopraffina. E va bene ragazzi, abbiamo provato la prima isola e abbiamo visto che alla fine non era altro che un poligono in bassissima definizione e per di più oltrepassabile senza alcun problema. La Epic Games ci ha fregato e ha fregato tutte quelle persone che se la volevano camperare lì. Oltretutto, avvicinandosi all'isola parte la tempesta così come se niente fosse. Questa cosa non la sapevo. Peccato, potevamo svelare i misteri di quell'isola, però forse era chiedere troppo. Adesso proviamo l'altra isola che si trova dal lato opposto della mappa principale di Fortnite. Quindi mi pare che sarà l'isola in cui spawniamo all'inizio. Vediamo se riusciamo ad andare direttamente su quell'isola anche dopo la lobby iniziale. Andiamo. Ok Marco, puoi parlare di nuovo adesso. Vai là. Ottimo. Ok, teoricamente l'isola che adesso dovremmo venire a visitare, allora quella lì di fronte sarà l'isola in cui poi andremo ad affrontare la battaglia reale. Mentre l'isola che troviamo poi all'orizzonte dovrebbe essere questa qui. Vediamo se... eccola lì, io la vedo all'orizzonte là in fondo. Quella dovrebbe essere l'isola da cui partiamo. Adesso proveremo a buttarci su quell'isola lì. Vediamo che succede. Vai!
Ovviamente la gente sempre che ci vede dirà questi stanno male, però. Allora uso il deltaplano perché non so se c'è. Secondo me tipo i primi che atterrano qua giù ci vedono e ci usano il cecchino contro adesso. Eh sì, infatti è l'isola da dove startiamo. Ho parlato con un mio amico, dice che arrivando là ci sarà un muro invisibile. Ho visto gente che già ha portato un video del genere in cui appunto parlava di queste due isole segrete, però non le ho viste per non spoilerarmi il risultato, quindi adesso. Per chiunque non abbia visto quei video, vedesse il video dello zio Draker, così scoprirà insieme a noi il segreto delle due isole. Sbebebem proprio, capito? Oh, ma io sto atterrando, Marco. Marco, io sto atterrando. Anch'io. No, ma non c'è alcun muro invisibile. Non c'è alcun muro invisibile. Sì, eccolo. Eccolo. Ah, c'è qui, che c'è qui. Palle. Sono persino sparito io a un certo punto. Eh sì, infatti qua è tutto in 3D. Questo deve essere... Oh, cazzo. E abbiamo scoperto oltretutto da dove parte la tempesta. Oddio. Che? Sì, ma io sono riuscito a ritornare all'isola dove bisogna cadere. Ma io sto scoprendo meglio l'isola. Ah, infatti, vedi, c'è pure il pulmino da dove poi saliamo per andare sull'altra isola. L'aeroporto. Oddio, Marco, bellissimo. Praticamente, quando arrivo vicino all'isola e sta il pulmino, che sta il pulmino che poi ci prende, si sente la musichetta di quando sta per iniziare la partita. Bello, cazzarone. E niente, Marco, io sto per morire male adesso. Ottimo. Goodbye, my friend. Io invece sono riuscito ad arrivare a fare. Draker ha tolto il disturbo. Ok, ragazzi, questo era semplicemente un video breve per iniziare, inaugurare questa serie di esperimenti su Fortnite. Questo è stato il nostro primo esperimento assieme a Skedge, in cui abbiamo fallito miseramente in entrambi i casi, sia per l'isola quella tutta appiattita, abbozzata lì a caso, sia per quanto riguarda l'isola della lobby iniziale. Pazienza, sarebbe stato molto interessante poterle esplorare entrambi, chissà, magari la Epic poteva lasciarci qualche segreto lì in mezzo, ma purtroppo nada de nada. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, lasciate un mi piace per sostenere questa nuova serie di esperimenti su Fortnite, oltre che alla nuova serie di Rainbow Six, la Noob to Pro Challenge, e noi ci vediamo, come al solito, al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettete mi piace alla mia pagina Facebook, seguitemi su Instagram. E niente, ragazzi, l'unica cosa che mi rimane da dirvi è ciao belli! E Marco manco lo può dire perché sta da PC e quindi adesso non si può sentire. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly